Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. C'è una domanda che mi pongono sempre, che è questa: è meglio cantare in piedi o cantare seduti? Vediamo. Cantare in libertà. O cantiamo in piedi o cantiamo seduti, c'è una cosa importante che dobbiamo avere presente, cioè che è il nostro busto, perché avendo il diaframma a questa altezza, quando noi siamo in piedi abbiamo una postura che deve essere dritta, quindi con il collo allineato alle spalle, in modo che il diaframma possa lavorare bene, i polmoni possano riempirsi completamente e lavorare in piena libertà. Quando noi ci sediamo, possiamo comunque cantare seduti, purché manteniamo una postura corretta. In questo modo, quando noi ci sediamo, evitiamo di ingobbirci, in questo modo saremmo scomodi e non riusciremmo a controllare bene la nostra respirazione diaframmatica. Mentre se abbiamo una postura comunque dritta, meglio ancora se abbiamo possibilità di avere uno sgabello, in modo che anche le gambe possono essere più distese, possiamo tranquillamente cantare anche in questa posizione. Quindi, ovviamente, poi un cantante professionista a volte è anche costretto a cantare in posizioni diverse, ma una volta avere acquisito bene tutta la tecnica della respirazione, a favore del canto, è chiaro che si può anche cantare un po' più storti, però l'ideale sarebbe stare sempre allineati con il busto. Quindi, in piedi o seduti, l'importante è riuscire a respirare bene e essere liberi di mandare fuori la voce.